Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, se vedete il microfono nel frame è perché non riuscivo a posizionarlo in un modo decente, quindi purtroppo per questo video il microfono è qui. Ma dal momento che molti si lamentano dell'audio che ho nei miei video, spero che questo nuovo microfono possa aiutare a migliorare l'audio. Io me l'impegno veramente tantissimo a cercare di seguire tutti i vostri suggerimenti, però ovviamente si tratta sempre di tentativi e cercare di migliorare, quindi un po' alla volta, anche grazie al vostro aiuto, spero di poter migliorare sempre di più e per questo vi ringrazio. Vi ricordo inoltre di lasciare un mi piace per aiutare a indicizzare meglio questi video e se volete lasciate un commento qui sotto che sono curiosissimo di leggerlo. Ma arriviamo al caso di oggi. Il caso di oggi è veramente un argomento piuttosto controverso che magari vi può ricordare qualche vecchio caso americano che ha avuto, diciamo, degli sviluppi simili. E sostanzialmente quello che è successo è che una serie di messaggi scritti magari in un momento di rabbia, di ira, o magari c'era sotto qualcosa di più cupo e losco, hanno portato un'altra persona, questo giovane bel ragazzo, a scegliere di togliersi la vita. Questo è un caso veramente tristissimo che voglio discuterne con voi per riuscire anche un pochino ad avere un dialogo su quali sono le vostre opinioni in merito a questo caso, perché io sono sicuro che nei commenti ci saranno persone che la penseranno in modo diverso. Io sono molto combattuto per quanto riguarda questo caso e analizzandolo insieme vorrei cercare di investigare un po' di più su questa situazione. Quindi partiamo subito. Questa è In Yong Yu e era una ragazza studentessa del college di Boston, dove studiava alla facoltà di economia. I suoi compagni di classe, anche andando indietro alle medie, la descrivevano come una ragazza molto introversa, non parlava molto e il suo atteggiamento era sempre educato verso tutte le persone che le stavano attorno. Yu è nata in Corea, in Corea del Sud, ma poi è diventata una cittadina americana dal momento che si è trasferita con la sua famiglia durante gli anni appunto della giovinezza. E questo qua che vediamo nella foto è invece Alexander Tulo, che era un 22enne, anche lui studente presso la medesima università di Boston. I due si sono infatti conosciuti e hanno scelto di iniziare a frequentarsi proprio appunto nel campus di quella scuola. Tra i due è nato subito amore e si sono frequentati per un periodo pari a un anno e mezzo. Sembravano proprio una coppia perfetta e felice, come possiamo vedere in questa foto. Quando hanno iniziato a diciamo instaurare questa relazione, tra il 2017 e il 2018, tutto andava per il meglio. Tuttavia Yu ha scoperto che Alexander si era incontrato con la sua ex fidanzata e sembra che anche questa ragazza frequentasse lo stesso college e che i due si sono visti e frequentati e anche scritti in più occasioni, mentre questo Alexander stava frequentando Yu. E da quel momento in poi, secondo la procura, questa ragazza ha iniziato ad avere un comportamento abusivo. La loro relazione ha iniziato a sembrare sempre più tossica, anche se non abbiamo delle testimonianze certe che possono testimoniare appunto questo fatto. Diciamo che sono state tante voci, però non sono state tutte considerate valide poi nel momento del processo. In ogni caso, soprattutto nei due mesi precedenti a il caso che andremo a trattare proprio nello specifico in questo video, i due si erano scambiati una cosa come 75.000 messaggi e 47.000 provenivano proprio dal cellulare di Yang. Se noi andiamo a considerare comunque tutti questi messaggi nel corso di due mesi, significa una cosa come 800, e ripeto 800, messaggi al giorno. È assurdo. E sembra che, tra l'altro, oltre a tutti questi messaggi, i due si facessero Facebook
call molto frequentemente. Ma voi immaginatevi mandare tutti questi messaggi, 800 messaggi al giorno a una persona, cioè è praticamente un lavoro a tempo pieno. E tra l'altro sembra anche che i due condividessero anche la loro posizione del GPS. Io non lo so, però so che ci sono anche dei gruppi di amici che condividono la loro posizione costantemente, anche qui in Giappone conosco delle persone che fanno ciò. E in ogni caso potete capire come la loro relazione fosse veramente intensa e difficile da mantenere, perché voi immaginatevi mantenere una media di 800 messaggi al giorno, diciamo che non è da tutti, sicuramente non da me. Io ragazzi penso che per quanto quando si ha a che fare comunque con queste relazioni o in generale con qualsiasi tipo di relazione, è sempre importante mantenere un certo grado di privacy, perché veramente nel momento in cui voi condividete tutte queste informazioni con chiunque, vi mettete in una posizione comunque molto vulnerabile, perché l'altra persona che è in possesso di tutte queste informazioni potrebbe veramente manipolarvi, avere un controllo un pochino su tutto quello che pensate o fate, perché sa costantemente che cosa state facendo in qualsiasi momento e soprattutto anche dove vi trovate. Quindi veramente fate molta 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 attenzione a chi date la vostra fiducia, perché se è vero che è bello fidarsi di qualcuno, da un altro punto di vista questa persona potrebbe non essere magari quella che voi pensate che lei sia. In ogni caso, spostandoci adesso un po' più avanti, da proprio le dichiarazioni che sono state fatte dalla procura, è stato detto che questa ragazza lo ha fisicamente, verbalmente e psicologicamente abusato durante la durata della loro relazione, appunto di un anno e mezzo, e che questo abuso si è intensificato nei giorni e ore proprio precedenti alla morte di questo Alexander. Lo hanno anche descritto come una dinamica di potere, e sembra che appunto da testimonianze di amici di Alexander sembrava che questo ragazzo volesse lasciare questa sua fidanzata, ma che si sentiva in trappola e che dal momento che lei praticamente controllava tutto della sua vita non era nella posizione di poterla lasciare. Andiamo adesso a leggere alcuni estratti del diario che teneva proprio questo Alexander. Il 26 marzo del 2019 Ortula Alexander ha scritto: ha attaccato la mia autostima. In qualsiasi momento noi abbiamo una qualche tipo di discussione e tutto fa tornare alla luce quelle vecchie bugie che l'hanno fatta soffrire. Qua immagino che si riferisca al fatto che si sia incontrato con la sua ex. Ho accettato di terminare questa relazione perché ha detto che appunto voleva chiudere con me, perché mi riteneva un orribile ritardato, e tra l'altro lei lo ha anche minacciato di togliersi la vita. Il 31 marzo poi qua possiamo vedere un messaggio che è stato mandato alle 11 di sera, e appunto che gli ha mandato a Yu dicendo: ti ho chiesto di fermarti così tante volte, non sai nemmeno che cosa c'è che non va nella mia testa, non posso veramente parlare con te, mi sto praticamente autodistruggendo e ho paura, ma se vuoi tenermi con te tu hai tutto il diritto di poterlo fare. Sto avendo il peggior attacco d'ansia della mia intera vita. Ho tutte queste voci nella mia testa e tutte appartengono a te, la persona che più amo al mondo, e tutte mi dicono di uccidermi per quello che ti ho fatto. Io voglio che tu e tutte queste voci la smettiate di dirmi quanto sono una persona senza valore e patetica, e quanto mi merito di morire. Andiamo adesso a leggere anche un messaggio del 1 aprile. Tu mi possiedi, possiedi tutto di me e tutte le mie cose, cosa sento e cosa penso. Tu possiedi tutto questo, tutta la mia storia, tutto, tutto quello che vuoi io voglio dartelo, la tua felicità è la mia priorità. E vedete come comunque c'erano tutta questa serie di messaggi in cui comunque questo Alexander diceva a questa Yu che che proprio lei era l'unica che poteva dargli la felicità, che lui avrebbe voluto fare qualsiasi cosa per renderla felice, che non si meritava di essere così come lei, poiché aveva tutte queste voci nella testa che gli dicevano che era patetico, e tutte queste voci erano voci di questa ragazza. Quindi diciamo che c'erano una serie di pensieri piuttosto in conflitto tra loro, ma una cosa che era certa era che questa ragazza
aveva praticamente il suo cuore nelle sue mani, cioè lei poteva decidere la sua sorte. E adesso andiamo a leggere qualcuno dei messaggi che invece Yu scriveva a Alexander. E quando scriveva praticamente utilizzava sempre e solo le lettere maiuscole. Quello che gli ha detto, comunque sostanzialmente gli ha detto che può andare ad ammazzarsi, che a lei non le interessa. Lei tra l'altro in questo messaggio gli ha anche detto che se lui non si fosse tolta la vita, lei si sarebbe uccisa. E secondo la procura c'erano veramente centinaia, se non migliaia, di messaggi come questo. Voi immaginatevi ricevere ogni giorno dalla persona che voi pensate di amare, perché questo non è vero amore, questa è una relazione tossica a tutti gli effetti, messaggi del genere. Cioè, pensate quanto possano influire sulla vostra autostima e sulla vostra anche voglia di vivere. In ogni caso, una cosa che la procura sostiene è che questa ragazza era pienamente consapevole del controllo che lei aveva a livello proprio mentale e anche fisico su questo ragazzo, quindi è da ritenersi la responsabile di quello che gli è successo, dal momento che sembra che è palese che questo ragazzo avesse una qualche forma di depressione e sembra che questa Yu lo abbia manipolato appunto per compiere questo atto così terribile di cui adesso andremo a parlare. Tra l'altro Alexander sembra che abbia anche cercato di contattare alcuni suoi amici dicendo che non ce la faceva più e che aveva bisogno di aiuto. I suoi amici hanno subito chiamato le persone competenti per poter analizzare comunque la sua situazione e poterla aiutare in qualche modo, ma sembra che avessero detto che non si trovava in particolare pericolo e che quindi non c'era da preoccuparsi delle sue condizioni mentali. Sfortunatamente nessuno sembra sia stato in grado di diagnosticare quale fosse la sua condizione o di poterlo aiutare in qualche modo. Il 19 di maggio, il giorno precedente al momento in cui si sarebbe dovuto laureare, quindi della cerimonia di laurea, la famiglia di Alexander hanno preso, sai come insomma si vede spesso nei film americani, hanno scelto di andare appunto in quel college di Boston per assistere a questa cerimonia. Quella notte però Alexander ha speso la notte assieme alla sua fidanzata Yu, e il giorno seguente, appunto il 20 di maggio, a soli 90 minuti dalla cerimonia, Artula è andato praticamente nel garage e si è praticamente suicidato. Qua gli investigatori hanno cercato di capire se qualcosa di particolare è successo quella notte o se quella è stata solamente una goccia che ha fatto traboccare il vaso e che è praticamente il risultato di mesi e mesi di messaggi come quelli che vi ho letto prima. Sembra che comunque Yu si sia resa conto che questo ragazzo stava per compiere questo atto dal momento che ci sono stati una serie di messaggi che vi andrò a leggere. Allora, Abdullah Alexander scrive goodbye, lei gli scrive fermati, e tuttavia nel suo messaggio dopo lui scrive avrai tutto quello che desideri una volta che me ne sarò andata, e lei scrive di nuovo please stop, abbiamo bisogno di parlare, e lui dice non lasciarmi così, se vuoi dimostrarmi il tuo amore fermati. Inoltre Yu le ha anche scritto che lo ama veramente tantissimo e che quindi vuole che lui si fermi e che per favore stop, I love you. E poi gli ha anche scritto ti imploro e per favore sto quasi per raggiungerti, dove sei, per favore, per favore, per favore. Capite? Sembrava proprio che questa ragazza era in shock, che si fosse resa conto di quello che Artula avrebbe fatto di lì a poco e che in qualche modo avesse cercato di fermarlo, ma purtroppo era troppo tardi, evidentemente. Attraverso appunto il GPS che si sono scambiati in precedenza, Yu era riuscita a trovare il posto dove era Abdullah in quel momento e riuscita a raggiungere la scena del crimine a 3 minuti prima appunto di quando poi è stato dichiarato il decesso di questo Abdullah. E tra l'altro ha anche cercato di contattare il fratello per metterlo in guardia e arrivare il prima possibile appunto in quel garage.
La procura in ogni caso era certa che Yu era proprio la responsabile che ha dato il via a questo caso e che se non fosse stato per lei questo Ardula non si sarebbe mai tolto la vita. E per questo motivo questa ragazza è stata accusata di omicidio colposo e appunto ha rilasciato queste dichiarazioni. Miss Yu era completamente a conoscenza dello stato mentale e psicologico appunto di Ardula, appunto che soffriva di depressione e che aveva questi pensieri suicidi e lo ha portato veramente all'esasperazione. Invece di aiutarlo, l'ha tenuto per se stessa e per questo motivo è arrivato a ridursi in queste condizioni. Anche andando a vedere comunque la situazione medica di questo ragazzo, non aveva mai mostrato questi segni di depressione, ansia, eccetera. Quindi tutto sembra ricollegare a questa ragazza, sembra che sia stata proprio lei l'artefice di questo malessere, questi pensieri che questo Ardula ha iniziato a avere. Quindi molto probabilmente se questo Ardula non avesse mai frequentato questa ragazza Yu, magari tutto ciò si sarebbe potuto evitare. Benché possiamo tutti essere d'accordo sul fatto che non sia normale e nemmeno giusto mandare questi messaggi di questa portata a, cioè, centinaia di messaggi al giorno attaccando l'autostima di qualcuno e portandolo veramente all'esasperazione, tra l'altro messaggi di una persona che voi pensate sia la vostra amata, cioè immaginatevi la vostra fidanzata che vi manda 800 messaggi come quelli che vi ho letto, perché c'è tutta la trascrizione su internet, si possono trovare dei messaggi del genere, come vi potete sentire? Quindi è assolutamente innegabile comunque che questa Yu in qualche parte, in qualche modo abbia perlomeno inferito sullo stato mentale di questa Ardula. Dall'altra parte tuttavia c'è un altro elemento da tenere in considerazione, ovvero è il fatto che abbia mandato questi messaggi qualcosa che la può incriminare, e quindi è possibile condannare qualcuno solamente per aver mandato determinati messaggi. Questo è un po' quello su cui c'è un dibattito aperto in questo momento. La difesa sostiene che è vero che questi messaggi erano tossici, ma si trattava di una relazione non è fatta da una persona ma da due. Quindi non si trattava solo di Yu che mandava questi messaggi, ma anche di questo Ardula che accettava di essere trattato in questo modo. Il che mi sembra un po' una versione molto semplicistica della situazione. Personalmente mi chiedo se i generi fossero stati invertiti, ovvero se fosse stato un ragazzo che mandasse questa serie di messaggi a una ragazza, se le stesse persone avessero tirato le medesime ipotesi. E quello che la difesa dice è: queste due persone avevano un comportamento estremamente needy e avevano instaurato questa relazione tossica sulla base di paura, rabbia e bisogno d'amore. E inoltre era stato anche dichiarato che in realtà il mandare dei messaggi, il texting, fa parte della free speech, quindi della libertà di parola, quindi io devo essere in grado di poter mandare qualsiasi cosa a qualsiasi persona, a maggior ragione se è la persona con la quale mi sto frequentando. Anche perché quello che dicono è che sostanzialmente che quando sei arrabbiato finisci per mandare dei messaggi che poi magari ti penti e che non sono le cose che realmente pensi, ma è così, in un istante di rabbia scrivi delle cose senza nemmeno rifletterci troppo. E inoltre hanno anche sottolineato come in realtà Ardula avrebbe potuto bloccarla e cercare aiuto altrove invece di continuare con questa relazione. E quello che inoltre dicono è che se è vero che moralmente magari questa Yu avrebbe dovuto aiutare questo ragazzo, non c'è una legge che ti obbliga ad aiutare qualcuno. Ok, magari se lo investi devi soccorrere la persona, però se vieni una persona magari che è depressa o che ha magari qualche problema alimentare e tu non fai nulla per aiutarlo, secondo la difesa non è la tua responsabilità farlo per forza. È bene se lo fai, ma anche se non lo fai non puoi essere condannato per questo. E un'altra cosa che dicono è che comunque per quanto riguarda il mandare messaggi sono semplicemente delle parole su uno schermo. Dobbiamo veramente essere responsabili di quello che scriviamo o dobbiamo guardarli solo per quello che sono, quindi dei piccoli messaggi scritti via telefono? E qua diciamo che secondo me io non mi trovo molto d'accordo con queste dichiarazioni della difesa, perché
i messaggi sono come delle parole, cioè possono fare male, possono essere come delle lame affilate che magari se dirette a una persona, diciamo, in uno stato mentale tranquillo e una persona adulta e in un momento razionale, non ci sono problemi. Però se magari sei in un momento particolarmente fragile della sua vita e a maggior ragione questo ragazzo che soffriva di depressione, ansia, eccetera, vedere magari determinate parole dalla persona che amate può essere veramente drammatico e può portare magari anche a scelte molto tristi e drastiche. Anche i commenti che magari, non lo so, ci sono persone che scrivono online, secondo me anche quelli devono avere una certa valenza, perché ci sono veramente delle persone che scrivono di quei commenti veramente atroci, magari non a me nello specifico, però mi è capitato di leggere online magari persone che fanno il loro lavoro, fanno i loro video su YouTube e ci sono di quei messaggi terribili sotto che veramente io mi chiedo se queste persone pensano prima di premere il pulsante invio, perché veramente possono ferire una persona e non ce n'è assolutamente motivo per farlo. Cioè, se non siete d'accordo con una persona potete semplicemente dirle in modo educato. Non vedo il perché andare così sul personale e rischiando anche magari di far star male qualcuno. Questa era una piccola parentesi, però ci tenevo ad aprirla dal momento che appunto realizzo video su YouTube e vorrei sensibilizzare anche su questo argomento, perché se ne parla poco, si vede sempre, non lo so, l'influencer come quello che lavora con i social e fa due video, fa due foto e guadagna con quello, quando in realtà c'è anche questa realtà che può essere molto stressante per molte persone. Infatti molte persone scelgono di non condividere più la loro vita sui social proprio perché non riescono a stare dietro a queste dinamiche che vengono a realizzarsi purtroppo su internet. Ad ogni modo, tornando al caso, sarà adesso un giudice a decidere le sorti di questa ragazza e a delinearle la sua responsabilità all'interno di tutta questa brutta faccenda. La difesa si sta battendo per far sì che il caso venga respinto, anche perché secondo loro il fatto che Yu avesse inviato anche tutti quei messaggi chiedendogli di fermarlo fosse una prova del fatto che la ragazza non volesse che questo Ardula si togliesse la vita. Quello che è stato offerto a questa ragazza, questo pre-deal, sarebbero stati adesso 10 anni di probation, e quindi se non dovesse commettere alcuna infrazione potrebbe evitarsi di trascorrere, diciamo, un periodo in carcere. E in ogni caso la Yu ha scelto quindi di dichiararsi colpevole e ha quindi accettato le condizioni che le sono state imposte. Molti dei motivi per il quale ha scelto magari di dichiararsi colpevole è anche un po' perché casi come questo possono andare avanti veramente per tantissimi anni, come abbiamo visto in tanti altri casi che abbiamo trattato su questo canale, e anche i costi comunque da sostenere per avere un avvocato che segua tutto il vostro caso possono essere altissimi. Quindi magari queste sono state alcune delle motivazioni che hanno portato questa Yu a scegliere di dichiararsi colpevole, o magari aveva dei rimorsi, non possiamo saperlo. In ogni caso questa è stata la sua decisione. E vabbè ragazzi, questo era il caso di oggi. Spero che questa storia vi sia piaciuta. Se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace. È veramente un caso controverso che penso che aprirà un grosso dibattito qui sotto nei commenti. Io sono veramente curioso di sentire la vostra opinione. E ragazzi, vorrei concludere questo video dicendo solamente che se siete in una relazione tossica, fate in modo che finisca al più presto, perché queste relazioni tossiche a lungo andare possono solo peggiorare. Solitamente se entrate in una relazione che iniziate a individuare determinati comportamenti tossici, è meglio troncare la relazione al momento, perché veramente può avere a lungo andare dei risvolti veramente drammatici. E inoltre vorrei dirvi che se vedete una persona in difficoltà, magari che soffre di ansia o depressione di qualche genere, e non ha nessuno che possa aiutarlo, fate in modo che questa persona possa trovare l'aiuto di cui abbia bisogno. Questo ragazzi era il mio pensiero riguardo a questo caso. Spero di potervi vedere presto in un nuovo video e io vi saluto. Un ciao da Seba. Ciao. この腕でキュンと君を抱くから必要なことはない